È nato l'anno che è stato inventato il codice a barre. Inizia a fare esperienza della narrazione per immagini sotto il sole rovente di un'estate degli anni Ottanta. Desideroso di ricordare le vacanze estive, scatta per fermare i momenti più belli di una quotidianità divisa con la famiglia, che la moglie Pia riordina in album di famiglia. Negli anni a seguire coltiva e allena l'occhio fotografico, sviluppando fiducia e simpatia per il marchio Canon. La fotografia di paesaggio diventa presto il genere con il quale instaura maggiore confidenza, concentrando la sua attenzione sulla luce e la composizione. Un posto privilegiato è riservato agli eventi culturali di Giulianova, trasformando una memoria ancora attuale in un bagaglio mnemonico collettivo. Tra i soggetti che preferisce fotografare ci sono il mare, le persone che frequentano il porto e i cani che incontra durante le lunghe passeggiate all'alba e al tramonto. Contribuisce alla valorizzazione del territorio realizzando calamite da frigo e cartoline postali dedicate ai piccoli borghi abruzzesi. Il premio Culturiamo Città di Giulianova 2024 per la sezione fotografia è stato assegnato a Bruno Amadio. Quando ho annunciato a Bruno questo premio, la sua risposta è stata: grazie lo stesso, io non vorrei venire, però dai, ciao, grazie. Grazie a tutti, grazie. Ha finito. Consegna il premio Paolo Di Mizio. Vincitore del premio Culturiamo 2023 per la sezione giornalismo. Se vuoi salutare intanto che grazie, trovo la targa. Grazie a tutti, io sono arrivato giusto adesso, ho avuto un contrattempo che mi hanno chiamato da Londra per le elezioni, mi hanno fatto l'intervista alla radio londinese e ho perso tempo. Non importa. E poi difficoltà di parcheggio, ma comunque sono contento di vedere che c'è così tanta gente, significa che questo premio sta crescendo, è già cresciuto, anzi, e va già a tutta forza. Sono contento di dare questo premio per la fotografia, perché la fotografia, per uno che fa il giornalista, è una parte sostanziale del lavoro di racconto, perché si racconta con le immagini delle volte più di quanto si possa raccontare con le parole. Quindi complimenti e auguri.